Benvenuti a Focus, la trasmissione realizzata da Trentino TV in collaborazione con Trentino Sviluppo. Questa settimana, per raccontarvi la nostra storia di imprenditoria, siamo venuti negli spazi di Impact Hub in via San Severino a Trento e vi racconteremo la storia di una startup fortemente innovativa. La startup è Belka, andiamo a scoprirla proprio con uno dei soci fondatori. Noi ci troviamo all'interno di Impact Hub in via San Severino a Trento e cerchiamo di conoscere meglio questa realtà, la realtà di Belka, che è una startup, è un'azienda fortemente innovativa, e siamo in compagnia di Giulio Michelon, che è l'amministratore delegato. Ecco, innanzitutto, da dove nasce l'idea di Belka e di che cosa si occupa? Allora, Belka nasce dall'idea di tre studenti di informatica. Abbiamo tutti e tre studiato assieme qui a Trento. C'era forte sintonia nel gruppo, avevamo in mente di sviluppare dei prodotti innovativi, quindi piano piano abbiamo iniziato a collaborare. Quando i tempi poi si sono fatti maturi, abbiamo deciso di aprire una vera e propria azienda, un SRL, e di imbarcarci in questa avventura. Siete venuti qui negli spazi di Impact Hub, giusto? Sì, siamo qua da Impact Hub da quando stavano incollando il pavimento per terra. Siamo stati praticamente i primi inquilini. È uno spazio molto utile, molto stimolante, porta ad avere contatti commerciali, ad avere spazi comunque flessibili. Ci troviamo molto bene. Di che cosa vi occupate? Rendiamo l'idea ai nostri telespettatori. Ma allora, noi siamo nell'intersezione tra le necessità di un'azienda e i prodotti digitali. Cosa significa? Facendo software, le aziende vengono da noi e ci chiedono di raggiungere obiettivi, di costruire prodotti che servono a certi scopi, ma sono consci che il mondo digitale è in fortissima evoluzione, è molto complesso, per cui noi li aiutiamo a ideare, a progettare questo tipo di prodotti e poi effettivamente a costruirli, quindi a sviluppare il software assieme a loro. L'idea dell'azienda come si è poi sviluppata nel corso di questi mesi? Ma abbiamo iniziato con un ventaglio molto ampio, dato che comunque informatica è veramente un settore che copre ormai tantissimi aspetti, e ci siamo focalizzati mano a mano su precisi settori, in particolare su quello dei consumi elettrici. Lavoriamo con un'azienda che per l'appunto fa hardware, che fa monitoraggio di impianti elettrici, e noi siamo andati a fare la parte di monitoraggio software e su sviluppo di app, principalmente con startup all'inizio. Siamo il loro team tecnico esteso e li aiutiamo ad andare più veloci all'inizio. In quanti siete? Adesso siamo in 7 persone più vari stagisti che gravitano per brevi periodi, però il team full time sono 7 persone. Trentino Sviluppo in tutto questo come si è inserito? Perché voi avete partecipato a un bando appunto di Trentino Sviluppo che poi vi ha dato la possibilità di far nascere questa idea di impresa. Sì, Trentino Sviluppo è una realtà veramente molto utile per l'imprenditoria giovanile. Noi abbiamo ricevuto il bando all'imprenditoria giovanile, che ci sta dando una grande mano in termini economici, ed è francamente uno dei principali motivi per cui abbiamo anche deciso di restare in Trentino, perché c'è forte aiuto da parte del territorio, e soprattutto per imprese di questo tipo innovative. Adesso in questi 5 anni sfrutteremo questo bando per riuscire a crescere più velocemente e creare un'azienda più forte. Voi siete entrati proprio nel mondo dell'imprenditoria grazie al bando di Trentino Sviluppo. Ma diciamo che ha aiutato, sicuramente sarebbe stato un mondo molto diverso rispetto al resto d'Italia, dove diciamo che ti devi un po' aiutare da solo, altrimenti. Eravate in 3, adesso siete in 7, gli obiettivi futuri? Ma per quest'anno puntiamo di essere 8 entro fine dell'anno, avevamo in piano 2 assunzioni, la prima siamo riusciti a chiuderla 4 giorni fa. È molto difficile assumere in questo settore, trovare persone preparate è complesso, e l'università qui è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di restare, tra gli altri, perché forma dei giovani in gamba. Per l'anno successivo abbiamo in mente di iniziare a rilasciare anche prodotti nostri, non solo a supporto di altre aziende. Vediamo come andrà. I settori di attività nuovi per il futuro appunto di Belka quali possono essere?
Ma diciamo che sempre per il discorso che facevo prima rispetto a un'informatica molto ampia, ci sono diversi ambiti in cui vorremmo operare. Abbiamo rilasciato quest'anno un videogioco per telefoni, è stato un discreto successo, abbiamo fatto 40.000 download ed è stato il primo prodotto, diciamo, completamente nostro. Per il futuro abbiamo qualche idea sulla produttività aziendale, su altri videogiochi. Vediamo, perché dipende da molti settori, soprattutto l'interesse anche da parte di altre aziende, perché il bello del software entro certi limiti è che puoi iniziare a spiegarlo e provare a, diciamo, anche venderlo entro certi termini prima di averlo in mano, per capire se effettivamente il mercato interessa. Questo poi guiderà le nostre scelte. Ma che cosa fa Trentino Sviluppo per sostenere la nuova imprenditorialità e soprattutto per sostenere le aziende, le start-up fortemente innovative? Sentiamo. Paolo Pretti è il direttore della direzione operativa di Trentino Sviluppo. Parliamo di misure per la nuova imprenditorialità. Trentino Sviluppo è diventato proprio sportello unico dal 2015 per queste misure. Innanzitutto, quali sono in estrema sintesi le misure? Diciamo che dal 2015, con una delibera della Giunta Provinciale, Trentino Sviluppo è diventato riferimento unico per le misure della nuova imprenditorialità. Con questa azione si è voluto raggruppare una serie di misure in una unica, semplificando di molto l'accesso ai contributi. La rilevante novità che c'è stata a partire dal 2015 è stata quella che il contributo non viene più erogato ex post, cioè dopo aver fatto le spese, ma viene dato in anticipo, e questo è una cosa fondamentale, perché nell'aiutare i nuovi imprenditori sappiamo che la criticità maggiore è legata alla finanza. Quindi con questa misura siamo stati in grado, insieme al sistema bancario, di mettere a disposizione i fondi prima che le spese venissero fatte. Queste misure prevedono in sostanza una contribuzione per le spese di avvio dell'impresa in una misura variabile che va dal 40 al 50% delle spese sostenute. Quali caratteristiche bisogna avere per accedere appunto a questi contributi? Sì, essere nuovi imprenditori innanzitutto, e quindi non aver avuto esperienza precedente nell'impresa. C'è una distinzione e si cerca di stimolare molto l'imprenditorialità giovanile e l'imprenditorialità femminile, e quindi c'è un occhio di riguardo in termini di contribuzione e in termini di totale dell'importo contribuito. Sono state ben 714 le domande appunto l'anno scorso per accedere a questi contributi, quindi diciamo c'è molto fermento per l'avvio di nuove imprese. Sì, questo strumento è stato utilizzato due volte, a fine 2015 e poi nella prima metà del 2016. Il totale delle domande presentate a Trentino Sviluppo in queste due edizioni dello strumento è stato di oltre 700 domande, circa 714 per la precisione, un risultato straordinario, quindi 714 nuove imprese che sono partite, muovono un totale di oltre 50 milioni di contributi, di investimenti fatti dalle imprese, a fronte dei quali il sistema provinciale mette a disposizione 20 milioni di contributi. Adesso ovviamente ci sono nuovi bandi e si punta soprattutto su aziende fortemente innovative. Sì, adesso si è inserito un'evoluzione dello strumento, un bando i cui termini di applicazione sono appena conclusi, che ricalca lo strumento precedente, però ha inserito l'elemento dell'innovatività. Quindi si va a premiare quelle iniziative innovative. L'innovazione può essere in termini di prodotto, di processo, di organizzazione. Hanno partecipato più di 150 persone, quindi nuove imprese, e stiamo terminando l'analisi da un punto di vista amministrativo per la verifica dei requisiti richiesti, e poi una commissione tecnica di esperti di innovazione valuterà le varie domande per ammetterle poi al contributo. L'appello che fate ai giovani, ai nuovi imprenditori?
Ma il Trentino ormai è un territorio vocato alla nuova impresa, vocato all'imprenditorialità. Recentemente questa vocazione è stata sancita con il primo posto raggiunto dal Trentino in termini di creazione di imprese innovative, quindi il Trentino è al primo posto in Italia, questo perché si è creato un ecosistema favorevole, quindi non solo contributi, ma tutta una serie di altri attori del territorio che non solo aiutano e stimolano la crescita, la nascita, ma anche la crescita delle nuove imprese. Quindi possiamo dire l'ecosistema c'è, è pronto e quindi fatevi avanti. Ad un anno circa dalla firma del protocollo, il colosso delle energie rinnovabili Ardian Infrastructure ha inaugurato i nuovi spazi ristrutturati nel polo Green di Rovereto, progetto manifattura di Trentino Sviluppo. Il gruppo conferma e rafforza quindi il suo rapporto con il Trentino con una nuova sede rinnovata che ospita anche le controllate, un intervento a costo zero per l'amministrazione provinciale grazie ad un virtuoso accordo pubblico-privato. Nella sede roveretana lavorano già 8 dipendenti, che diventeranno 12 nei prossimi mesi. Trentino Sviluppo promuove un percorso della durata di un anno dedicato alle imprese che intendono avviare o consolidare il proprio export verso il mercato cinese. L'iniziativa si concretizzerà in un PIM, un piano integrato di mercato, che prevede il supporto alle imprese, individuale e di gruppo, lo studio di fattibilità per l'individuazione di contatti e canali, l'organizzazione di una missione commerciale in Cina e un primo supporto nell'avvio dei contatti. Le richieste di adesione vanno presentate entro il 6 aprile attraverso il sito www.trentinosviluppo.it. Come crescere nei mercati esteri? Trentino Sviluppo propone una Master Week dedicata all'internazionalizzazione nelle giornate del 18 e del 19 maggio a Polo Meccatronica. Il corso si rivolge a imprenditori, professionisti e manager e approfondirà i diversi aspetti dell'export, dalla scelta dei paesi alla gestione dei clienti. Le iscrizioni sono già aperte, informazioni sul sito trentinosviluppo.it. Proseguono gli appuntamenti dell'Innovation Academy 2017, il percorso di Trentino Sviluppo per valorizzare le competenze manageriali. Il 5 aprile si parlerà di Equity Crowdfunding, uno strumento di raccolta di finanziamento che propone una partecipazione societaria a fronte del contributo nel finanziamento della propria realtà. Ospite dell'incontro Absence SRL, iscrizioni entro il 4 aprile sul sito trentinosviluppo.it. È tutto per questa puntata di Focus, la trasmissione è realizzata da Trentino TV in collaborazione con Trentino Sviluppo, che questa settimana ci ha portato proprio negli spazi di Impact Hub per scoprire proprio la storia imprenditoriale di questa startup che è Belka.